un gol in Serie A che vale tanto, 3 punti a Firenze dopo un momento negativo del Benevento. Sì, vale tantissimo a livello di gruppo, a livello anche del momento che eravamo. Credo siano state fatte tante critiche perché purtroppo siamo legati sempre al risultato, però abbiamo dimostrato in campo oggi di essere un'armata come lo eravamo l'anno scorso. Dobbiamo continuare su questo cammino e crederci sempre di più. Insigne assist? In protava in gol, poi dopo avevi provato anche tu a fare un assist per lui, sicuramente la dimostrazione che quando si lavora bene, anche in Serie B, ricordiamolo, no? Era quasi completamente, eccetto Ionite Glick, il Benevento della Serie B, si può far bene anche in Serie A, però attraverso il lavoro di squadra. Sicuramente questi 15 giorni dopo lo Spezia sono serviti tanto per unirci, tanto per parlarci e ritornare un po' diciamo al nostro rapporto, che forse era svanito un pochino con lo Spezia, ma solo legato al risultato. Però, come ripeto, siamo legati a quello. Abbiamo lavorato, sono contento che abbiamo fatto l'assist, ci ho riprovato a dargliela, ma non è andata in porto. Però comunque sono molto felice che è andata così questa giornata. Per quanto riguarda la variazione della tua posizione, questa domanda la lascio sicuramente a Billy, te la vorrà fare lui. Parlavi dell'importanza di gruppo, no? L'importanza di guardarsi negli occhi in un momento di difficoltà. Un aspetto che ho notato quest'oggi e che mi ha ricordato quello della passata stagione è che effettivamente in questa partita sono riusciti a dire la loro anche quelli che sono subentrati, quelli che venivano dalla panchina. Era un po' questo il punto di forza del Benevento della passata stagione, tutti si sentivano importanti. Oggi si è vista la stessa cosa, insomma, chi è entrato ha fatto forse anche di più, no? Di quello che è uscito. Sicuramente, ma questa è la forza anche del Benevento, del Benevento anche di mister Inzaghi, che tiene tutti sul pezzo. Tante volte, anche quest'anno, abbiamo fatto ottime partite anche subentrati, purtroppo però quando si perde ci sta che comunque viene un po' accantonata questa cosa, e quando si vince è completamente diverso. Ripeto, dobbiamo continuare su questa strada, perché chi gioca e chi non gioca deve lavorare. Io tante volte sono subentrato, però cerco sempre di mettere in difficoltà il mister, come fanno tutti, e quindi questa è la strada giusta. Continuando così possiamo dire la nostra in questo campionato, che è completamente diverso dalla Serie B, ed è dura, dura. Adesso avremo la Juve, quindi dobbiamo solo lavorare a testa bassa. Pensa a te segnare contro la Juve, ci hai preso gusto, no? Magari un gol alla Juve. Studio. Riccardo, ben trovato, anche gli auguri, perché abbiamo visto la tua esultanza, un gol tanto voluto, quel pallone tanto cercato e poi anche il pallone da recuperare dalle mani di Drongoski, no? Da aggiungere qualcosa? Sì, ciao a tutti. Sì, ho dovuto fare di tutto per farmi dare il pallone, perché mia moglie tra poco mi ammazzava, perché sono erano passati 8 mesi, tra poco partorisce, quindi sono riuscito a far l'esultanza, a dedicare il gol a lei, alla piccola Nicole che arriverà tra un mesetto e mezzo, quindi la dedica è per loro, sono felice. Tonia passava il testimone a Billy Nuzzolillo. Billy, allora la domanda a te. Sì, ciao Riccardo, ovviamente la domanda di rito, come diceva Sonia, ti trovi meglio a giocare come hai giocato nel secondo tempo, in quello che è un po' il tuo ruolo, oppure da mezzala ormai ti trovi bene e quindi a tuo agio anche in questo ruolo? E poi sotto questo punto di vista volevo sapere un altro aspetto importante, chiedevo prima al mister, quanta attenzione dedicate anche sui social per capire un po' quelli che sono gli umori della piazza? Rispondo alla prima domanda per quanto riguarda il ruolo. Quest'anno ho quasi sempre lavorato da mezzala ed è un ruolo che comunque mi ci ritrovo, l'avevo già fatto in passato, fatto in Serie A ovviamente. È più dura, però ci devo lavorare. Il ruolo che ho fatto nel secondo tempo verso la fine è il mio ruolo naturale, quindi è normale che viene più facilmente. Però io credo tanto nel lavoro e nelle posizioni in campo, non credo in un unico ruolo, quindi devo lavorare così. Per quanto riguarda il discorso social, siamo legati purtroppo al momento. Dispiace non avere tutti vicino, dispiace non avere persone allo stadio, tornare, festeggiare con tutti, una chiacchiera al bar, però purtroppo questo è il momento, speriamo passi presto.
Ma Billy intendeva anche le critiche, no? Le critiche sui social, quanto peso ci date, insomma, è un qualcosa che vi condiziona, riuscite a non tenerne conto? Perché insomma Inzaghi diceva troppe polemiche in generale, ultimamente questa squadra merita gli applausi. Scusami Billy, ma non avevo capito le critiche. Sì, siamo, l'ho detto anche prima quando alla prima domanda, noi siamo legati molto ai risultati e non deve essere così. Le critiche è giusto che arrivano, perché ne arrivano e ne arriveranno sicuramente. Noi dobbiamo avere la nostra corazza e lavorare su di noi. Sicuramente credo che questo Benevento non ha mai sbagliato l'atteggiamento, come è stato detto anche dal mister e da tanti compagni. È capitato col Pescara l'anno scorso, è capitato con lo Spezia. Credo che in tutte queste partite sbagliarne sono due e fare tutto ciò che abbiamo fatto noi, dobbiamo essere tra virgolette premiati, però comunque poi ogni partita bisogna dimostrarlo e le critiche arriveranno sempre dovunque. Gennaro Iezzo. Ciao Riccardo, io voglio farti i complimenti perché tu in questa stagione sei sempre subentrato. Ma la tua presenza si è sempre sentita, nel senso che questo fa capire che ti alleni sempre bene, sei un professionista serio e oggi hai fatto una gran partita sia da mezzala sia quando ti ha spostato nel secondo tempo. E il gol viene proprio secondo me perché in quel tiro che hai fatto c'era tanta cattiveria, tanta convinzione. E ti ripeto, ti volevo fare solo i complimenti per quello che stai facendo. Ciao Gennaro, un piacere sentirti e grazie per i complimenti. Sì, c'era un po' di tutto in quel gol, c'era il lavoro in settimana, tanti pizzichi sulla pancia, c'è un po' di tutto e la dedica alla piccola, quindi sono molto felice che poi si ha portato i 3 punti, ma sono felice per tutto ciò che abbiamo fatto e ti ringrazio per le belle parole. Sonia, a te. Ultimissima, la vittoria a Genova con la Samp vi aveva dato la consapevolezza che questo Benevento poteva esserci in Serie A. Questa vittoria contro la Fiorentina vi dà la consapevolezza che soltanto uniti, compatti, difendendo tutti assieme, tenendo la squadra corta, si può ottenere l'obiettivo della salvezza, senza strafare troppo? Sicuramente sono d'accordo con te, sì, è questa la consapevolezza che dobbiamo portare avanti, perché l'unità e la compattezza ci dimostra che possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo essere umili e non mollare nemmeno un centimetro, che ce la possiamo giocare con tutti, quindi a testa alta e continuare così sul lavoro su di noi e non sulle altre squadre.